ne parlerò con un ospite. E si tratta appunto della cessione del credito e sconto in fattura per i lavori che vengono fatti nei condomini. Essendo la normativa abbastanza corposa, oggi sono assieme a un ospite molto importante, Marco Bau, commercialista di Verona, con il quale voglio appunto spiegare in maniera molto semplice come avviene lo sconto in fattura per lavori importanti che avvengono appunto nei nostri condomini. Innanzitutto saluto il nostro ospite, ciao Marco. Ciao Nicola, buongiorno a tutti. Ti ringrazio per la tua intervista, la tua consulenza che fai per tutti quanti che desiderano fare questo tipo di intervento. Allora, entriamo subito nello specifico dell'argomento. Innanzitutto ti voglio chiedere che cos'è la cessione del credito e lo sconto in fattura. Sì, allora, sono due concetti ben distinti. Purtroppo nel tempo forse qualche persona tende a, diciamo, a confonderli, invece bisogna stare un po' attenti perché sono proprio due cose completamente diverse. Ormai lo sconto in fattura è nato nel 2019, quindi una cosa abbastanza recente, che poi è stato anche subito modificato, mentre la cessione del credito esiste già da qualche anno, è partita con i condomini, poi è stata estesa, dal 2018 è stata estesa anche alle singole abitazioni. E cos'hanno di differente? In maniera molto semplice, lo sconto in fattura è un qualcosa che è uno sconto appunto che io posso richiedere al mio costruttore, chi sta insomma facendo gli interventi di ristrutturazione di efficientamento energetico del mio condominio, e, dove praticamente anziché godere direttamente delle detrazioni fiscali nei 10 anni, come è normale che sia, vengono date, cedute a chi ha effettuato i lavori in maniera diretta, quindi proprio dal saldo della fattura vengono scomputate, quindi si va a pagare semplicemente la parte rimanente. E il fornitore che si tiene la detrazione ha la possibilità poi di recuperarla in 5 anni. Invece la cessione del credito è un pelino più complessa, lì c'è proprio una trattativa, cioè io decido sempre di cedere il credito a un soggetto che è collegato ai lavori, quindi un fornitore, un appaltatore, anche un professionista che può aver partecipato ai lavori, insomma, sono più soggetti. L'importante è che siano collegati ai lavori. E in questo caso, però, non c'è uno sconto diretto della fattura, ma c'è semplicemente una piccola contrattazione. Bisogna mettersi d'accordo sul prezzo. La logica è sempre la stessa: trasformo qualcosa che io posso portare a casa in 10 anni in una liquidità immediata, lo monetizzo, quest'altro soggetto che lo compra può essere interessato a comprarlo, però chiederà uno sconto perché lui poi a sua volta quella detrazione la recupererà in 10 anni. Quindi questa è un po' la differenza tra le due, diciamo, agevolazioni. La cessione del credito nasce negli anni scorsi è rimasta immutata anche con l'ultima finanziaria. Lo sconto in fattura invece è stato pesantemente limitato perché, diciamo, si può fare solo esclusivamente con l'ecobonus e solo per alcune tipologie di lavori che poi vedremo, insomma. Sì, infatti, allora, riguardano appunto le parti comuni degli edifici condominiali e riguardano le due categorie che sono gli interventi che interessano l'involucro edilizio e devono avere un'incidenza maggiore del 50% della superficie lorda disperdente dell'involucro dell'edificio. E la seconda categoria invece è la ristrutturazione degli impianti termici per il servizio della climatizzazione invernale ed estiva che riguarda tutto l'edificio. Ok, queste sono le due macro categorie che rientrano poi nella cessione di credito, sconto in fattura. E una cosa importante di questa norma è appunto gli incapienti, cioè le persone, i pensionati che hanno un basso reddito, che cosa possono fare? Possono cedere il loro credito. Okay? Possono cedere il loro credito, ad esempio, a delle banche. Esatto, sì. Allora, gli incapienti intanto sono appunto quei soggetti che è una definizione fiscale, diciamo, che detta in maniera molto semplice, sono quelli o che hanno un lavoro dipendente, oppure un reddito da lavoro dipendente o un reddito da pensione,
abbastanza, diciamo, contenuto, fino a 8.000 euro all'anno. Queste persone di fatto subiscono già una sorta di sconto delle proprie imposte in dichiarazione di redditi nel 730 o semplicemente nella propria certificazione unica. Quindi loro di fatto percepiscono la pensione, lo stipendio che percepiscono è già un netto, non hanno tasse da scomputare. Per questa categoria il fisco ha previsto un'agevolazione in più rispetto agli altri, ossia la possibilità di, appunto perché non hanno imposte da pagare, quindi non hanno la possibilità di godere direttamente di queste detrazioni fiscali, hanno la possibilità di cederlo a istituti bancari, cosa che invece normalmente è vietata per qualsiasi altro tipologia di soggetto. E questa è una cosa importante. Oltre agli istituti bancari, hanno anche la possibilità di cederlo a soggetti che non sono collegati ai lavori effettuati. Quindi la signora che... Prego. Prendiamo un ordine. Allora, il caso delle banche, sì. Ti è mai capitato in concreto che qualcuno cedesse il credito alla banca? Allora, diciamo, ecco, bravo, questo è importante. Sulla carta, diciamo, la normativa prevede questa possibilità. Purtroppo, però, ad oggi, almeno per quello che è la mia esperienza, nessuno è riuscito a cedere, contattando la propria banca, a cedere il credito. Non mi risulta, almeno a conoscenza mia, che ci siano istituti che si siano già attivati in questo senso. Quindi la legge lo permette, però nella sostanza, nella pratica, nella realtà, la cosa non viene messa in pratica. Oltretutto, la difficoltà è ancora più grande perché parliamo di crediti che, se sono, diciamo, in capo a soggetti che sono incapienti, nella maggior parte delle volte immagino che siano crediti anche di un'entità non molto elevata, quindi difficile anche andare a trovare forse l'istituto di credito che si mette in moto per soggetti piccoli, insomma, purtroppo è così, insomma. Quindi la normativa agevolativa c'è per questi soggetti, per gli incapienti, ma nella sostanza non viene messa in pratica. Certo. L'altra cosa che invece, sì, che volevo dire, appunto, era la chiusura del discorso, è il fatto che comunque gli incapienti, se non altro, hanno la possibilità di cedere il proprio credito a chiunque. Quindi facciamo l'esempio, la signora che... o il pensionato, la pensionata, che non hanno, appunto, sono incapienti, hanno un reddito basso, però hanno l'immobile all'interno di un condominio che sta approcciando una grande cessione del credito, di tutto il credito, loro singolarmente possono anche cedere quel credito lì, il loro piccolo credito, per quanto piccolo possa essere, possono monetizzarlo cedendolo a qualunque soggetto privato, quindi che potrebbero essere aziende, professionisti, anche persone fisiche, che sono interessate a comprarlo. E l'agevolazione sta nel fatto che per loro, per gli incapienti, non è prevista l'obbligo di trovare un cessionario che sia in qualche modo collegato ai lavori. Quindi anche lo zio d'America che ha i soldi e vuole investire in un piccolo credito fiscale può farlo, anche se non c'entra niente con quei lavori lì. Questo per gli altri, però, per i soggetti che non sono incapienti, questo non è permesso, perché la regola generale è che l'acquirente deve essere collegato ai lavori. Ok. Questa è una cosa molto, molto importante, che posso cedere il credito un po' a chi ha l'interesse. Ricordiamo che questa possibilità è riservata agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore ai 200.000 euro. Okay? Perciò questo è un po' un tetto di spesa importante. Per quanto riguarda gli anni di recupero, in quanti anni posso recuperare la spesa se vado ad utilizzare questo tipo di cessione del credito o sconto in fattura? Ok, qua c'è una differenza sostanziale. Allora, di base, tutti noi, quando abbiamo a che fare con delle detrazioni fiscali di questo genere, abbiamo un arco temporale di 10 anni per il recupero delle detrazioni. Questo indipendentemente dal soggetto e indipendentemente dall'età. Quindi anche il ventenne o l'ottantenne hanno di fronte sempre 10 anni per le detrazioni fiscali. Quando parliamo invece dalla parte di chi acquista il credito, c'è una differenza. L'acquirente che lo compra con la cessione del credito, quindi quella che prevede la libera contrattazione, questo soggetto subentrerà nel credito fiscale mantenendo la durata decennale della detrazione. Quindi chi compra potrà, diciamo, detrarre quel credito dalla propria tasse in dichiarazione dei redditi nei successivi 10 anni. Quindi non c'è nessuna modifica dal punto di vista temporale. Per quanto riguarda invece lo sconto in fattura, qui c'è un'agevolazione. Chi acquista il credito può portarlo in detrazione in 5 anni, quindi la tempistica viene dimezzata, ovviamente a beneficio di chi decide di scambiare fatturato, di fatto, cioè un credito commerciale con un credito fiscale. Insomma. Quindi in questo caso il tempo è molto più ristretto e il credito fiscale si recupera molto più velocemente. Insomma. Queste sono le differenze principali. Certo, perciò si passa dai 10 anni ai 5 anni in questa determinata occasione. Questa è una cosa che è molto importante. Ok, per oggi penso che abbiamo un po' sviscerato a grandi linee l'argomento.
che riguarda appunto la cessione di credito e lo sconto in fattura negli interventi condominiali. Se avete altre domande sull'argomento, Marco Baruri, commercialista, è comunque a disposizione per rispondere Assolutamente. anche ad altre domande. Ti ricordo che la mia casa è nicolapreti.it, dove puoi trovare altri video che riguardano appunto la progettazione e costruzione di edifici. E per oggi è tutto, e vi saluto. Saluto io, sono Nicola Preti e Marco, grazie della tua che ci hai insomma tenuto a precisare queste cose normative. Oh, grazie a te Nicola, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato, insomma. Grazie.